Abbiamo parlato di diversi contenuti, di diversi rotoli, di diverse conoscenze che abitanti a Qumran avevano a cuore. E grazie ai testi che sono rimasti copiati, voi calcolate circa 240 copie, ma in realtà non sono 240 libri diversi di questo famoso Tanakh, gli scritti degli antichi. In realtà si sta parlando di una collezione che contava circa una ventina di libri, che però è giunta a noi in circa 200 copie. Di alcuni libri abbiamo avuto l'occasione di vedere, grazie ai giovamenti sono giunti molti resti dei rotoli, dei frammenti e così via, in alcuni meno e così via. È così interessante che molti di questi rotoli che loro avevano, tra cui abbiamo visto l'origine dei rotoli, è partita di questi scritti degli antichi prima degli abitanti di Qumran, già all'epoca di Mosè, all'epoca del popolo uscito dall'Egitto, dove fu fatta questa richiesta, abbiamo già letto questo testo in una delle conferenze, vi ricordate? Di fare un tabernacolo e di mettere i rotoli speciali. Perché speciali? Perché c'erano le parole che Elohim Adonai ha detto a Mosè, e di mettere quei rotoli accanto all'arca del patto perché rimanga lì. E così praticamente i leviti e i re e il popolo venivano copiati questi rotoli che erano messi accanto all'arca del patto. E certo, si vede che erano importanti, venivano copiati, letti e ricopiati, perché non facevano parte della classica letteratura giudaico ebraica, perché c'era una opera letteraria. Sapete quante fiato del popolo ebraico aveva inventato, quante interpretazioni, quante cose ha scritto, ma non venivano annoverati tra i rotoli speciali. Quindi anche se la letteratura ebraica, e molte ci sono state opere letterarie, molti rotoli scritti nell'antichità, ma non facevano parte e non venivano messi in quest'altra considerazione da essere considerati speciali, messi da parte come questi scritti degli antichi, come i rotoli che Mosè ha consegnato per essere messi accanto all'arca del patto. Ovviamente si vede una bella differenza tra quello che c'è accanto all'arca del patto, in questo luogo speciale, perché erano speciali, venivano considerati, come diceva, i rotoli della prima grotta che vedete qui, c'è scritto cercate nel Sefer, nel libro del 4 lettere, 4 tetagrammi, Yot, He, Vav, He. Questi rotoli erano considerati i suoi rotoli nel Yot, He. Quindi questi rotoli erano speciali perché venivano considerati suoi, non venivano considerati come una letteratura praticamente umana, come una invenzione umana, ma venivano, pur essendoci scritti da Mosè o da altri scrittori che erano testimoni oculari di quanto lui ha riferito e rivelato, venivano considerati i suoi rotoli, per questo avevano una grande considerazione e venivano copiati. Ovviamente fa il rilievo di qualcosa che non è accanto nell'arca del patto, ma si trova nel centro dell'arca, nell'interno dell'arca del patto, che sono due tavole su cui erano incise le sue parole. E quindi, come abbiamo visto nel passato, altri profeti, altri vigenti hanno avuto sogni, rivelazioni e hanno ricevuto altre parole, altri messaggi da parte di Elohim Adonai che venivano poi aggiunti come rotoli speciali e così nasce la Tanakh. E abbiamo visto che di questi rotoli speciali, nel futuro, in questi rotoli speciali, nelle copie di Daniele che abitanti di Qumran copiavano e nelle profezie di Daniele, fu annunciato che di tutte le cose e parole che lui ha detto, solo una porzione, una buona porzione, sarà, tra virgolette, eliminata. Non sarà più valida, non sarà più da mettere in pratica, non sarà più importante da prendere in considerazione, non si deve più fare, seppur all'inizio fu richiesta nei libri di Mosè. E nel rotolo e le copie di Daniele, nelle profezie contro Daniele, si dice che
quando si realizzeranno le profezie che riguardano il Messia, che con la sua venuta, quando arriverà il Messia, vi ricordate la profezia delle 70 settimane che riguardano il popolo ebraico per far cessare trasgressione, per mettere fine alle crimini, alle colpe, per espiare le colpe, iniquità e così via, dice Messia sarà messo a morte. E poi cosa è successo? Abbiamo visto nella storia realizzazione di queste profezie all'epoca dell'impero romano, quando in quell'epoca anche abitanti di Qumran aspettavano l'apparizione di Messia, e la fine di questi giorni, delle settimane che loro leggevano, che abbiamo citato nella prima serata. E qui fu detto che in mezzo alla settimana il Messia farà cessare sacrificio e offerta. Quindi con la sua morte, che sarà messo a morte, farà cessare sacrificio e offerta. Quindi l'unica porzione dei rotoli antichi che sarà eliminata qua sono tutte le descrizioni che riguardano i sacrifici, che riguardano le offerte. Ma siccome quelle offerte, quei sacrifici, sono legati non a solo descrizione di un rotolo, tra cinque rotoli di Mosè ci sono in diversi rotoli le descrizioni su sacrifici e sulle offerte, e sono legati alle feste. Non una festa solo, ci sono tante feste in cui c'erano diversi sacrifici, offerte da fare e così via. Quindi tutta quella porzione legata ai sacrifici, a quelle festività che erano legate a quei sacrifici, a quelle offerte, sarà cessata dalla morte del Messia. Quindi se c'è una cosa che possiamo dire è stata inchiodata, abolita, cessata, non perché lo dico io, non perché lo dicono i giudei intorno al Messia, giudaismo messianico che si crea nell'impero romano, hanno scritto le loro epistole, non è perché i giudei non mettevano più in pratica quella parte dei libri di Mosè perché gli è venuto in testa o perché hanno detto i testimoni oculari. No, perché semplicemente fu detto nei stessi rotoli, lo stesso l'Eterno ha detto che quella porzione che sarà eliminata, quella sarà cessata. Non fu mai detto che i 10 comandamenti e la legge morale sarà cambiata. Non fu mai detto che la sua morte, quella cessa e possiamo continuare a fare quello che vogliamo, fare tutte le altre colpe, perché tanto ha fatto cessare il decalogo, l'espressione del suo carattere, la legge morale, la legge della libertà, la legge regale, la legge suprema, la legge dell'amore. No, mai fu detto questo, solo quella parte lì. E riguardo quella lì, che invece, vedete, non è scritta dall'uomo. Le sue parole riportate in rotoli speciali sono scritte da Mosè, Geremia, Ezechiele, degli uomini, però sono considerati rotoli suoi perché sono sue parole contenute lì, che gli ha rivelato. E sono scritti sulla pelle degli animali e sono messi accanto all'arca del patto. E fu detto che porzioni di quelle saranno eliminate con la morte di Messia. Per questa qui, uno, sono state proclamate da lui sul monte Sinai. Non è scritta dalla mano d'uomo, ma l'ha voluto incidere lui, è una scrittura lui. Lui le ha scritte, un'opera sua. Seconda cosa, terza, non è scritta sulla pelle degli animali, sul materiale fragile, ma sulle tavole di pietra incise del monte Sinai. E quarta cosa, per questa è stata detta, nei diversi salmi della Tanakh, lui ha detto, che si basano sulla giustizia e sulla verità e sono per sempre, sono eterni, non possono essere né cambiati, né annullati, né nulla. Sono buoni, sono giusti, sono la legge della libertà, dell'amore, del rispetto e così via. E quindi di questa è stata detta così. L'altra cosa interessante, ci sono di molte copie dei rotoli di Geremia e anche di Ezechiele che sono stati trovati nell'interno delle grotte di Qumran, oltre che sono giunti anche a noi e si trovano nei musei in lingua greca e anche nel testo masoretico. Riguardo invece quelle parole che furono incise, vedete 4-5 differenze rispetto ai rotoli suoi dove sono le sue parole. Riguardo quella non fu mai detto che saranno annullate, ma sentite cosa disse. Quelle lì, dice l'Eterno, metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò sul loro cuore e io sarò il loro Dio e loro saranno il mio popolo.
Quindi su quella c'è un'enfasi, dice: questo è il nuovo patto che io farò. Non scriverò più sul monte Sinai come nel vecchio patto che ho fatto col popolo ebraico. Io adesso farò una nuova alleanza, un nuovo patto, che voglio scriverle quelle, non annullarle, ma perfino scriverle ancora di più dentro di noi. E tra tante copie di Ezechiele che sono state trovate in diverse grotte che il popolo ebraico copiava e anche tradotte in greco, sentite riguardo quelle che erano dentro, dice: sì, metterò dentro di voi il mio ruach, il mio spirito, e vi farò camminare nei miei statuti e voi osserverete e metterete in pratica i miei comandamenti, i decreti. Quindi quello che noi non siamo in grado di fare, questa è cosa bella, sarà in grado di fare lui. E nel rotolo della prima grotta dice: attenetevi alla legge e alla testimonianza. Testimonianze, parole che sono state dette nei rotoli, lui ha detto tanti testimoni. E poi a che cosa? Alle sue parole che ha inciso su due tavole. Quindi c'è questo richiamo di attenersi nel rotolo della prima grotta, considerato il suo rotolo, in cui c'è questo richiamo di ritornare originale alla sua legge, alle sue testimonianze. E in diverse copie di Deuteronomio, praticamente copiate, trovate Levitico a Qumran, sentite nel Deuteronomio Levitico, secoli prima di Cristo, tradotto anche in greco, cosa fu detto? Ama il Dio con tutto il cuore, con tutta la forza e con tutta la tua mente e il tuo prossimo come se stesso. Non sono due nuovi comandamenti che vengono dati nel Nuovo Testamento, nei Vangeli. Sono due comandamenti vecchi, che sono sempre esistiti quando sono state date le due tavole della legge. Perché due tavole della legge sono fatte di 10 comandamenti, ma si riferiscono e si possono riassumere in questi due. Cioè, quando si mettono in pratica i 6 comandamenti riguardo il prossimo, non uccidere, non rubare e così via, non dire falsa testimonianza contro il tuo prossimo, si realizza: amerai il tuo prossimo come te stesso. Quando si mettono in pratica i primi 4, non avere altri Dio al di fuori di Lui, non fare una scultura per inchinarti, adorarla, non bestemmiare il suo nome, ricordarsi del suo giorno, suo giorno di riposo speciale, allora ami il Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza, e si realizza questa parola qua. Quindi se si ha amore si realizzano queste due, e quelli, questi 10 sono riassunti in questi due, ma questi due sono in realtà quelli 10. Per questo sono state date non 3 tavole o una, non è che su una furono 10 parole scritte su una tavola, ma su ben due, proprio perché c'erano queste. E queste qua sono state date prima. Infatti, quando il Messia è venuto, ha ripetuto che questi due comandamenti sono più grandi e ha ripetuto che i 10 comandamenti sono importanti. Non ha mai sminuito l'importanza dei 10 comandamenti. Quando un giovane ebreo ricco lo chiede: cosa devo fare per avere la vita eterna? Lui gli dice, risponde: se vuoi entrare nella vita, osservi i comandamenti di Dio. Dice: osservi i comandamenti di Dio. E il giovane dice: quali comandamenti? Perché ci sono statuti, precetti, questo, che cos'è importante? Dice: quale? Gli dice, elenca, non dice questi due sì, sono riassunti di 10, ma fa riferimento a 10 comandamenti, gli cita, inizia a citare di questi 10: non uccidere, non commettere adulterio, non onorare padre e madre, così via. E questo lo interrompe e dice: sì, quelle li conosco, l'ho fatto fin da bambino. E poi Gesù dice: ok, mettiamo in pratica, vediamo il test, se veramente ami il tuo prossimo. Sei ricco, molto ricco, e ami la ricchezza più del prossimo, vendi quello che hai, seguimi e dallo ai poveri. E questo dimostra, dice, no, rimane triste e abbandona, lo lascia. Il giovane ricco se ne va. Quindi è dimostrato che superficialmente metteva in pratica, non uccideva, ma non salvava nessuna vita. I affamati che morivano di fame non venivano aiutati da lui. Quindi non infrangeva comandamenti, ma non li metteva in pratica. Non aveva amore. E quindi è quello che il Messia ha detto. Io non sono mai, dice, venuto a... Non pensate nemmeno di dire, dice. Non è che non possiamo dire che lui ha abolito il decalogo dell'amore, 10 parole che sono espresse nel suo carattere. Dice che non possiamo nemmeno pensare che lui è venuto con la sua morte ad abolire i 10 comandamenti, perché nel Matteo 5 dice: non pensate che io sono venuto a abolire
la legge di Mosè e le cose, ma sono venuto a adempiere, a far vedere come si adempiono. E riguardo quelli, sentite cosa fu detto nella Tanakh ebraica: se uno volge altrove l'orecchio per non ascoltare la legge, la sua stessa preghiera sarà un abominio. Vedete, una cosa diversa. Se una prostituta, un assassino, si rivolge a lui, come dice Rotolo prima grotta, venite a me così come siete, ci penso io a cambiarvi, venite a me e sarete salvati. È un conto diverso se uno viene così, sa che le cose che ha fatto non vanno bene, ma dice aiutami, liberami, è diverso. Ma se uno sa e apposta, giustifica, dice no, no, io infrango quello, va bene infrangere, e poi vuole pregare, dice la sua preghiera viene considerata un abominio, non viene assolutamente ascoltata, perché chi volge altrove l'orecchio per ascoltare la legge, la sua preghiera è come una cosa che è considerata abominio. E riguardo il secondo comandamento, la volta scorsa, secondo rigo, abbiamo letto qualcosa, guardate cosa disse e rivelò a Isaia, e cosa disse tramite Isaia, perché in Israele e in altre nazioni c'era tanta adorazione di oggetti o di qualcosa che loro volessero che rappresentassero Dio e così via. In quell'epoca sentite cosa disse: un artista fonde un'immagine scolpita e l'orafo lo riveste d'oro, chi è troppo povero sceglie un legno, si procura un abile artigiano perché prepari un'immagine scolpita che non si muova. Rotolo prima grotta di Qumran. Egli taglia per sé dei cedri, traduzione, questo serve all'uomo per bruciare. Egli ne prende una parte per riscaldarsi, ne fa pure un dio e l'adora, ne fa un'immagine scolpita davanti alla quale si prostra. Ne brucia la metà nel fuoco, con l'altra metà prepara la carne, ne cuoce l'arrosto e si sazia, si riscalda pure e dice, ah, mi riscaldo, mi godo il fuoco, con il resto di esso fabbrica un dio. La sua immagine scolpita, gli si prostra davanti, lo adora, lo prega e gli dice salvami perché tu sei il mio Dio. Non sanno e non comprendono nulla, nessuno rientra in sé stesso, né ha conoscenza e intendimento per dire ne ho bruciato una parte nel fuoco, sì, sulle sue braccia ho fatto cuocere il pane, farò col resto un'abominazione e mi prostrerò davanti a un pezzo di legno. Guardate come in maniera molto, molto chiara, esplicita, spiega. Non c'è nulla di male avere delle statue nel giardino o immagini, le foto che possono essere ornamenti. Il secondo comandamento è questa cosa qui, insegna di non fare le sculture non solo di cose, in originale di ciò che è in cielo. Non solo di cose, anche di esseri personali, celesti oppure stesso lui, per essere adorati. Ecco questo, per non essere prostrati, serviti e così via. E riguardo il quarto rigo che è stato inciso, guardate, nell'altro la prima gota cosa dice? Non soltanto riguardo ebrei, ma anche riguardo altre nazioni, anche coloro che non hanno origini ebraiche. Traduzione, rotolo la prima grotta di Qumran. Così dice l'Eterno. Osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire. Abbiamo letto, il suo giorno sta per venire, e la mia giustizia sta per essere rivelata. E adesso dice, non beato ebreo o giudeo, beato l'uomo che agisce così, è il figlio dell'uomo che si attiene a questo, che osserva il sabato, senza profanarlo, e che trattiene la sua mano dal fare qualsiasi male. Non dico il figlio dello straniero che si è unito all'Eterno, l'Eterno mi ha certamente escluso dal suo popolo. Dice no, non dica così, non sono escluso, non è che non faccio parte del suo popolo. Dice questo testo qui avanti che abbiamo visto, se si unisce all'Eterno, se trattiene la sua mano dal fare qualsiasi male, se osserva il sabato, inizia a osservare il diritto e praticare giustizia, si rivolge a lui, dice non dica che è escluso dal mio popolo, e dice così, se tu trattieni il tuo piede dal violare il sabato, dal fare i tuoi affari nel mio speciale giorno, se chiami il sabato, Shabbat, delizia,
una gioia, una cosa che ti piace, no? Il giorno speciale dell'Eterno, degno di onore, se lo onori astenendoti dai tuoi viaggi, quindi si sta parlando dei tuoi affari, dei tuoi viaggi, degli affari, dallo sbrigare i tuoi affari, e, sentite qui, dal parlare dei tuoi problemi in questo giorno, allora troverai il tuo diletto nell'Eterno. E dice, i figli degli stranieri che si sono uniti all'Eterno per servirlo, per amare il nome dell'Eterno, per tutti quelli che osservano lo Shabbat senza profanarlo, li condurrò sul mio monte santo e li riempirò di gioia nella mia casa d'orazione, perché la mia casa sarà chiamata una casa di orazione per tutti i popoli, quindi non soltanto per ebrei. Quindi la gioia, delizia del Shabbat, giorno speciale, settimo giorno, non è soltanto riservata per gli ebrei, ma per tutti quelli che vogliono unirsi a lui, far parte del suo popolo, e per loro. E la sua casa di orazione non soltanto riservata a discendenti di Abramo, ma anche a tutti quelli di tutte le nazioni che vogliono rivolgersi a lui. E in diversi rotoli che sono stati trovati della Genesi e dell'Esodo, sentite qui cosa rivelano questi rotoli trovati nella quarta grotta, nella prima e così via. Quando inizia il settimo giorno, la più grande festa di tutte le feste, nei rotoli di Mosè, nella Torah Moshe, nella Tanakh, le scritte di antichi che abitanti di Qumran copiavano, ci sono diverse feste descritte. Sette feste. Tra tutte queste feste, per cui si parla, celebrerete, festeggerete con gioia le feste solenni e così via. Al primo posto ha messo non le feste che capitano una volta all'anno, al primo posto ha messo come la festa prima, più importante, la festa del settimo giorno, quella settimanale. Ogni sabato settimanale è la più grande festa sia della Pesar, della Pasqua, sia dei pani azimi, sia del festa di Yom Kippur, sia delle capane. La più grande festa prima è quella del quarto comandamento, quella del settimo giorno sabato. E guardate qui, è indicato quando inizia questa festa. Guardate qui. Sarà per voi un Shabbat di riposo, un sabato di riposo. Dalla sera alla sera seguente celebrerete il vostro sabato. Di solito come dividiamo noi i giorni? Quando diciamo che inizia un giorno e finisce l'altro? Dalla mattina alla sera? Ecco, quando che aspettiamo il primo gennaio? Quando inizia per noi il primo gennaio e inizia l'anno? A mezzanotte. Quindi non è la mattina, ecco, da mezzanotte. Bene, qui invece dice, non è mezzanotte, ma inizia dalla sera alla sera seguente celebrerete il vostro sabato. Non avevano orologi, avevano orologi a sole, altre cose e così via, però loro sapevano che la festa del sabato inizia la sera e finisce la sera stessa del sabato, giorno stesso. Quindi sabato come festa, giorno di delizia, non finiva a mezzanotte, ma già la sera, sabato sera, la festa è finita. Potevi iniziare a lavorare, ritornare agli impegni quotidiani. E così venerdì sera, quando venerdì sera finiva venerdì, con la sera del venerdì iniziava festa, sabato. E guardate qui cosa fu detto. Siccome un giorno di delizia, di gioia, dovevano essere fatti preparativi per gioire e per che diventasse giorno di delizia. Avete visto le persone che quando vanno in vacanza non si riposano mai? Sono sempre stressati? Avete letto poco fa che c'era scritto che se tu smetti di parlare dei tuoi problemi di sabato, che tu smetti di sbrigare affari del tuo sabato, magari ti astieni dal viaggio e dallo sbrigare i tuoi affari il giorno sabato. La gente è stressata. Una delle malattie che ci sono e rovinano tanto le difese immunitarie e debilitano le forze, diciamo, immunitarie delle persone, oggi si sa, è lo stress. Ansietà, stress, preoccupazione, stress, corsa, che non c'è spina che si stacca. Nel rotolo di prima grotta fu detto che deve esserci un giorno alla settimana, ogni sei giorni di lavoro, sabato, venerdì, dovrebbe essere staccata la spina di non parlare dei problemi, di non sbrigare
i viaggi da fare nel giorno di sabato, e sentite qui, quando c'è una festa, se tu chiami il sabato giorno di delizia, giorno di gioia, giorno di festa, una cosa felice, di solito quando ci sono le festività, le pietanze si preparano prima. Avete visto quando c'è Capodanno, Natale, compleanno, mica uno inizia a cucinare mentre ci sono gli ospiti alla porta che stanno entrando, dice aspettate ancora un po', che sono tutto in affanato, stanco, adesso che festeggiamo, anche se sono stanco, vieni a dormire perché sto preparando. No, è già preparato prima, se no che festa è? Non è festa se quel giorno si lavora. Quel giorno anche le domestiche e le famiglie hanno un giorno di gioia, un giorno di riposo, un giorno di staccare la fine e non parlare più di problemi, di correre dietro gli affari. Avete visto le persone anche in spiaggia che sono al telefono stressati, mentre mariti praticamente al telefono parlano di fatture, di consegne, di altre cose, anche in vacanza, giorno di gioia, sono stressati di vacanza, mentre sono con bambini e familiari o la moglie e si sentono da sole, che continua il lavoro. E lo stress e preoccupazioni. Qui dice, doveva cessare prima, e sentite, il sesto giorno venerdì, cosa si faceva? E come si festeggiava lo Shabbat? Questo è ciò che l'Eterno ha detto. Domani è un giorno di riposo, quindi questo viene detto venerdì. Mosè dice al popolo che si trova nel deserto, domani è un giorno di riposo, un sabato speciale all'Eterno. Fate cuocere oggi quello che dovete cuocere e fate bollire quello che dovete bollire. E tutto quello che vi avanza, riponetelo e conservatelo fino a domani. Quindi c'era la preparazione prima, in modo che quando domani iniziava la festa, da venerdì in poi fino a sabato sera, le pietanze erano già pronte. Quindi non si cucinava, non c'era il caos di correre dietro, preparare il lavoro, fatica. Quindi tutta la famiglia poteva gioire. E l'altra cosa bellissima, guardate, nei resti del rotolo Exodus e del Genesi Esodo, della quarta grotta, rotolo indicato con la M, resto di Genesi e resti del Genesi Esodo la L, sono riportate queste parole che ricordano e riportano quanto era anche nel mini rotolo e nel Devarim, Deuteronomio inciso, riguardo sabato. Si dice nel Devarim, quando si ripete a voce, quarto comandamento, si dice Shemor, osserva. Nell'Esodo si dice, e fu inciso, Zakor, ricordati, quindi ricordati, osserva. Quindi già all'inizio settimana uno iniziava a fare le preparazioni per sabato. Già dal primo, secondo, terzo giorno dice guarda che festa tra 3 giorni, tra 5 giorni, tra 6 giorni, iniziamo a preparare le cose, facciamo i lavori, sbrichiamo le cose, sesto giorno prepariamo, cuciniamo perché domani è festa. Quindi ricordarsi, osservare, prepararsi. Ed era una gioia, dice, ricordati del giorno, Zakor et Yom HaShabbat, giorno del sabato, per renderlo speciale, santificarlo, cioè renderlo speciale, distinguere, ricordarsi e distinguerlo. Dice, lavorerai 6 giorni e in essi farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è sabato, speciale all'Eterno, è un giorno dell'Eterno, è un giorno suo, è il suo giorno, di tutti i 7 giorni c'è solo uno che è suo e che è speciale, che non è uguale agli altri giorni. E dice, è sabato, è settimo, quello è speciale. E dice, non farai in esso alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiero, ospito, che è dentro le tue porte. Perché? Perché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e il settimo giorno si riposò, perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di Shabbat del sabato, quindi è un giorno benedetto, e l'altra cosa, l'ha santificata, l'ha reso speciale, diverso dagli altri giorni della settimana. In questo testo non c'è scritto che è vietato mangiare di sabato. In questo testo non c'è scritto che è vietato apparecchiare.
In questo testo non c'è scritto che è vietato portare le pietanze e servire le persone, quindi tutte le necessità che sono legate alla vita non sono vietate. In questo testo non è vietato se puoi fare 1000 metri o 2000 metri il giorno di sabato o camminerai in mezzo alla natura 5000 metri, non esiste. In questo testo si sta parlando di lavoro ordinario che serve per avere i mezzi di sostentamento, e qui si parla di sospendere. E l'altra cosa, in questo testo non c'è scritto che è vietato prestare aiuto a chi è malato, chi è bisognoso o gli succede una urgenza. In questo testo non c'è neanche scritto che è vietato prestare aiuto anche agli animali, sopperire alle sofferenze per togliere sofferenze animali. Quindi nei rotoli si sta parlando di avere cura non solo degli uomini, ma anche dell'animale del tuo nemico. Anche avere cura del tuo nemico. Se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. E qui non c'è scritto se il tuo nemico ha fame di sabato, non dai da mangiare. Gli devi aiutare. Quindi solo lavoro ordinario è eliminato, perché nei rotoli tutte le richieste che riguardano 10 comandamenti, ama il tuo prossimo, gli animali, altre cose, continuano, compreso sabato, assistenza ai malati, assistenza ai sofferenti, tutte queste cose qua non sono vietate. Si sta parlando di lavoro ordinario. Lo Shabbat, settimo giorno, è stato messo per ricordare 3 cose. La prima cosa è stata detta, che sono io creatore. Lui ha creato il nostro DNA, lui ci ha creato nel grembo della nostra madre, lui ha formato il primo l'uomo del nostro pianeta, i nostri progenitori, lui ha formato questa terra, lui ha formato i cieli. Quindi il sabato ricorda non soltanto una festa che ci riposiamo, non parliamo dei problemi, si festeggia, stiamo insieme alla famiglia e ci riposiamo dal lavoro, e non solo. Avere un grande l'Eterno Dio, queste sono espressioni del suo carattere, del suo amore, sono parole, 10 parole dell'amore, a cui gli dispiace che l'uomo sia stanco, e anche se lavora dice, ehi, riposati, non lavorare. Bello. Cioè, questa è espressione dell'amore. Cioè, oggi ci sono le aziende multinazionali che ti credono e ti fanno credere che il lavoro diventa religione, che diventa una cosa sacra, e il massimo apice della vita ideale è essere così impegnato che non hai tempo di mangiare, devi in continuazione correre da una parte all'altra, da un appuntamento all'altro, allora sei uomo di successo. E poi cosa succede? Le persone vengono esaurite e crollano, è verissimo. Invece non c'è una schiavitù come è successo la schiavitù negli antichi tempi degli imperi, che non davano pace, tregua. Quando morivano erano a riposarsi nel sonno della morte, non si riposavano mai. Qui è bello che c'è un essere così grande, supremo, che ama le creature e dice, guarda, io voglio che ogni 6 giorni di lavoro tu ti riposi, calma, interrompi, problemi, si mette a fare il medico, psicoanalista. Per la nostra mente, voglio che anche la tua mente si riposi, non ci pensa più a problemi. Ma c'ho mutuo, c'ho questo, quell'altro, problemi. Lascia 24 ore, tramonto. Oggi è festa. Avete visto quando c'è festa, un matrimonio, che il padre della sposa parla dei problemi, se è felice che la figlia si sposa. Quel giorno dice, ci pensiamo dopo. Oggi non voglio sapere nulla, non se ne parla di questo. Quindi anche lui vuole, come ha detto il notte di Isaia, che ci sia un giorno di gioia, che non si parla, che si festeggia, che ci si riposa, che si stia insieme e che ci si ricorda che lui è buono. Perché è buono? Perché già il fatto che dice fermati, riposati, questo è amore. Quelle 10 parole sono espressione del suo amore. Se annulliamo qualcosa di questo, troviamo tutto contrario dell'amore, troviamo crudeltà, tirannia, niente riposo. Non si può annullare nemmeno uno di queste 10 parole, sono necessarie. Hanno provato a annullare il giorno di riposo nell'antichità, nei tempi antichi ci sono state rivoluzioni, hanno provato di sconvolgere tutto, hanno provato di portare la settimana lavorativa non a 7 giorni, 6 giorni con un giorno di riposo, hanno provato di allungarla per sfruttare di più, per dare meno giorni di riposo e così via. Non ce l'hanno fatta, seguire
le persone né animali hanno bisogno di un, di un ciclico praticamente di 7 giorni, dove ogni 6 giorni c'è un giorno di interruzione, non per noi, anche per gli animali. È così. E quindi disse: ricordati prima cosa che in questo giorno di festa, di delizia, io sono creatore, ma non solo di terra, anche tuo, perché nel grembo della nostra madre siamo creati. Seconda cosa, ha detto così: parla ai figli di Israele, disse a Mosè, ecco i rotoli trovati nella quarta e nella seconda grotta, dicendo: badate bene, traduzione, di osservare i miei sabati, perché è un segno fra me e voi. Di tutte 10 parole, non disse, attenzione alla settima parola, settimo rigo del decalogo, perché quello è un segno tra me e voi. No, non disse. Non disse per onora padre e madre, quinta parola, osservate tutte, ma quella badate perché è un segno tra me e voi. Solo per quarto comandamento, per sabato, settimo giorno, disse, perché è un segno fra me e voi per tutte le vostre generazioni, affinché conosciate che io sono l'Eterno che vi santifica, fa diventare giusti, buoni, perfetti, diversi, speciali, messi da parte dai malvagi. E dice, non è una cosa che ci sforziamo noi. Come uno si riposa di sabato, la stessa cosa durante 6 giorni bisogna fare, venire tutti i giorni quando viene da lui, legge le sue parole, si abbandona a lui, bisogna ricordarsi di sabato che non facciamo nessun sforzo per diventare santi. Dice, sono io che vi cambio, sono io che cambio il vostro carattere, sono io che vi rendo diversi. E l'altra cosa, quindi, non soltanto che fu detto che lo Shabbat è un giorno segno tra lui e il suo popolo, le persone che appartengono a lui, perché si ricordano che lui è creatore, ma terza cosa, che è lui che cambia il carattere, lui che ci rende diversi, non siamo noi con le nostre forze. L'altra cosa che fu detto ancora, poi leggeremo, che lo Shabbat è anche per ricordare che nel Devarim, Deuteronomio, disse così: osservate sabato per ricordarvi che sono io un l'Eterno che vi libera dalla schiavitù, vi ho fatto uscire dall'Egitto. Quindi è un Dio che è potente. Avete visto, vi ricordate, cari egiziani, le ruote nel mare? È un sabato che ricorda che se ci fidiamo a Lui non esiste una potenza, un impero che possa farci del male se siamo dalla parte sua, e che è capace di liberare dalla schiavitù, sia il reale di un impero, ma anche della schiavitù, della morte, delle colpe, delle schiavitù, di qualsiasi cosa. E così, tramite Ezechiele, disse: diedi i miei sabati affinché fossero un segno fra me e loro, perché conoscessero che sono io l'Eterno che li cambio. E dice: rendete speciali i miei sabati e siano un segno fra me e voi, affinché conoscete che io sono il vostro l'Eterno, il vostro Elohim. Quindi, che io vi rendo speciali, vi cambio, dice nel profeta Ezechiele, sono io che metterò un cuore nuovo, nuovi pensieri, puliti pensieri, nuovi desideri, niente più egoismo, niente più arroganza. Dice, vi cambio io. Dice, se mi rivolgete a me e io vi chiedete che io vi cambio e metto il mio spirito dentro di voi, sabato vi ricorderà che non fate voi fatica, voi vi riposerete, ci penso io a cambiarvi, a dare cuore nuovo, pensieri nuovi, desideri nuovi, non egoismo, altruismo e così via. E queste cose furono dette, scritte, copiate anche dal mio popolo ebraico, che questo è un segno che ci ricorda che è Lui che ci cambia, è il segno che io sono l'Eterno e che voi da questo segno conoscete che io sono l'Eterno, il vostro Elohim, il vostro Dio. Quindi questo sabato, questa festa, giorno di gioia, ti ricorda che tu appartieni a me e io sono che ti cambio, e un'altra cosa, che io appartengo a te. Cioè avere, immaginate, non una casa in possesso che ti appartiene, ma avere un essere personale che ha creato tutto l'universo, dice, se tu osservi questa festa, sei da parte mia, sei mio, tu ti ricorderai che sono io che appartengo a te, sono tuo Elohim, sono tuo Dio. È una cosa bellissima che si vede da molti rotoli trovati in Genesi e anche tradotto in greco,
Nel principio Dio creò cieli e la terra e furono trovati in diverse altre scavi archeologici questo racconto della creazione del mondo da parte di Dio. Dice così: furono terminati i cieli e la terra. Appena si apre il primo libro di Mosè, Genesi, Tanakh, tra le prime cose subito che parla, dopo sei giorni della creazione, del settimo giorno: così furono terminati i cieli e la terra, il tutto il loro esercito. Pertanto il settimo giorno Dio, Elohim, terminò la sua opera che aveva fatta, e nel settimo giorno si riposò, benedisse il settimo giorno e aveva santificato, lo reso speciale. Ecco, come abbiamo detto, per questo solo comandamento, solo questo rigo, ci sono le parole ebraiche incise, Zakor, ricordati. E nel rotolo della prima grotta, come anche è stato trovato praticamente nei rotoli originali comandamenti che sono stati incisi sulle tavole trascritte, racconta la stessa cosa che si scrive all'inizio della Genesi, nel quarto comandamento: ricordati, riposati, perché è un giorno speciale, è un giorno che appartiene, sacro, speciale all'Eterno tuo Dio, l'ha benedetto. E così lo troviamo in altri documenti archeologici fuori Qumran, e anche tradotto così lo troviamo questo comandamento originale in greco. E nel rotolo prima grotta di Qumran c'è scritto che anche nel futuro, non soltanto che sabato, settimo giorno della settimana, all'inizio fu giorno di festa importante, e non soltanto che fu detto che fu durante gli ebrei che erano nel deserto e dopo, ma ci sarà sulla terra nuova, quando creerà della nostra terra i nuovi cieli e la nuova terra, la nostra terra sarà ricreata, ci sarà la festa di sabato in sabato. Non cesserà esserci, dice, come i nuovi cieli e nuova terra ci saranno davanti a me, dice l'Eterno, così di sabato avverrà che ogni persona verrà davanti a lui, avrà la possibilità di festeggiare sabato. E dice, ogni persona, come i cieli e la terra saranno stabili in continuazione nell'universo, dice, anche questa festa del settimo giorno continuerà a essere un grande giorno di gioia, un grande giorno di festa. Qui, attraverso Ezechiele, nella Tanakh, dice che purtroppo ai tempi di Ezechiele già sacerdoti ebrei a volte giravano la testa per non osservare il sabato. Dice, i sacerdoti violano la mia legge, profanano le cose sante, non distinguono fra santo e profano, non fanno conoscere la differenza tra l'impuro e il puro e distolgono i loro occhi dai miei sabati, per cui io sono profanato in mezzo a loro. E diceva attraverso Mosè, state attenti a questo, è un segno tra me e voi. Ecco, la legge è stata detta, 10 comandamenti, espressioni dell'amore, saranno per sempre. Cosa è stato detto che cesserà? Ecco che cosa cesseranno. Cesseranno tutte le altre festività dove ci sono le descrizioni sui sacrifici, sulle offerte degli animali. Pasqua, Pesach, è una festa dove c'è legato un sacrificio dell'agnello. Quindi la morte di Messia fa cessare tutti questi sacrifici, quelle feste con questi sacrifici perdono il loro valore. La festa Yom Kippur, vi ricordate che doveva essere fatta i sacrifici? Quelle non si fanno più. Quindi di conseguenza l'espiazione del sabato, tutte quelle feste, lo sapete, anche se non cadevano il settimo giorno della settimana, quelle feste venivano chiamate i sabati. Guardate qui, non lo dico io, c'è proprio scritto qua. L'espiazione che il decimo giorno del settimo mese, dice, sarà un sabato di riposo. Ma non è sabato del settimo giorno del quarto comandamento rigo. Qualsiasi giorno di queste sette feste che cadevano una volta all'anno, nei giorni diversi, venivano chiamati sabati. Dice, quei sabati, quelle feste con sacrifici e le offerte saranno cessate con la morte di Messia. Abbiamo visto che si dice, Messia sarà messo a morte in mezzo alla settimana, con la sua morte farà cessare sacrifici e offerte. Ma non ha mai fatto cessare i suoi comandamenti. Abbiamo letto questo testo, traduzione dal greco, 500 copie che ci sono nei musei. Lui, riguardo sabato, ha discusso con Sadducei, i farisei, non sul fatto che bisogna osservare o non osservare sabato, sul fatto che non bisogna osservare come farisei vietavano tutto di sabato.
Lui diceva di sabato si possono aiutare gli animali, di sabato si può aiutare i malati, di sabato si può, quelli, i suoi discepoli affamati tiravano il grano e mangiavano, che mica bisogna soffrire la fame di sabato. Quindi ha raccontato e disse, in tutti 4 Vangeli, in tutti i documenti 500 che sono nei musei, di domenica si parla solo 8 volte, lo sapete, tutte 8 volte si indica come il primo giorno della settimana, non come giorno speciale, non come settimo giorno, non come giorno festivo. 8 volte si parla solo di domenica come primo giorno della settimana e invece si disse, dicono che solo per un giorno della settimana, il settimo giorno sabato, lui disse che il figlio dell'uomo è il signore del sabato, è il padrone del sabato. Di tutti i 7 giorni c'è solo per uno che ha detto quello è mio, sono padrone, appartiene a me, dice il sabato. Il figlio dell'uomo è il signore del sabato. E lo sapete cosa disse? In quell'occasione con gli ebrei disse che sabato non è fatto per gli ebrei soltanto. Adamo ed Eva, i nostri progenitori, non erano ebrei, gli ha dato all'umanità. E disse, sabato è stato fatto per l'uomo, per la benedizione dell'uomo, per riposo, per beneficio. Non è per come facevano farisei che vietavano ogni cosa di sabato, di non fare 1000 passi. Dove mai fu scritto che non puoi fare più di 1000 passi? Non esiste. Loro appesantivano sabato perché hanno messo 1000 altre regole che non erano valide. Abitanti di Qumran erano ancora più fanatici. Hanno aggiunto le regole che non ci sono nella Tanakh speciale, che Dio non ha mai richiesto, cioè quello che di sabato non si deve neanche defecare nel giorno di sabato. Cioè, vi immaginate, è bello Qumran, bello Rotoli. Se noi eravamo ebrei dalla nascita e passavamo il test di essere accettati nella comunità di Qumran, dopo 6 giorni ci buttavano via fuori. Perché o ti trattenevi, c'è il mal di stomaco di sabato, altro che festa, diventava il peggior giorno della settimana. E non si deve trasformare il peggior giorno della settimana, perché in nessuna parte della Tanakh l'Eterno ha detto non devi defecare nel giorno di sabato. In nessuna parte della Tanakh, nel quarto comandamento, ha detto non devi fare più di 1000 passi. Non esiste questa cosa qua. Anzi, disse, è sospeso il lavoro ordinario, ma non c'è vieto né di dare da mangiare, apparecchiare per mangiare, cioè queste cose qua non esistono. Quindi è dimostrato solo che non è venuto a abolire i 10 comandamenti o sabato, ma ha dimostrato come si mettono in pratica, permette in pratica e far vedere come si mette in pratica. Di sabato si aiutano animali, si aiutano malati, si dà da mangiare ai poveri e tante altre cose e così via. E disse, chiunque avrà trasgredito di questi minimi comandamenti, scrivono i suoi discepoli, uscito dalla sua bocca, c'è nelle 500 copie nei musei, avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma colui che li metterà in pratica e li insegnerà sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Questo è testo di Matteo capitolo 5, tradotto invece dal greco, Luca capitolo 4. Venne poi a Nazareth, scrivono loro, erano testimoni oculari, dove era cresciuto e come era solito fare in giorno di sabato. Per lui era solito fare tutta una vita, c'è stato 30 anni a Nazareth. Entrò nella sinagoga, non nella falegnameria, con Giuseppe a continuare a lavorare come faceva gli altri 6 giorni. Entrò nella sinagoga e giorno lo Shabbat, per 30 anni ha continuato a fare. Quindi era una cosa importante e gli hanno dato il libro e si alzò per leggere e trovò il passo del profeta di Isaia e così via. Ai suoi discepoli oltre disse che lui è il Signore del sabato, il figlio dell'uomo è del sabato, Signore, nessun altro giorno disse che come quello, disse ai suoi discepoli, pregate che la vostra fuga, quando parlava nel Matteo capitolo 24, Gerusalemme sarà distrutta, come disse il profeta Daniele, altre cose, dice pregate che vostra fuga non accada d'inverno. È tremendo fuggire, essere senza una casa nella stagione d'inverno. E poi disse che non accada di sabato, perché anche dopo 40 anni, nell'anno 70, quando Gerusalemme è distrutta, ogni giorno dopo la sua morte e risurrezione per 40 anni dovevano ricordarsi che c'è soltanto un giorno della settimana speciale che è considerato settimo giorno. Di qui lui disse il figlio dell'uomo è il signore di quel giorno, è sabato, e pregate che non accada di sabato.
E disse: più facile che passino cieli e la terra che cada soltanto una apice delle parole che sono state incise. E dice: finché il cielo e la terra non passeranno, neppure una iota, un apice cadrà dalla legge. E i suoi discepoli insegnavano, epistola Giacomo: chi infatti osserva tutta la legge, ma viene meno un sol punto, è colpevole su tutti i punti. Cioè, inutile, uno dice: io osservo 9 comandamenti, c'ho solo vizio che quando sono nervoso uccido una persona. Ogni tanto mi succede, però mi giustifico. Siccome ho questo caratterino, dico: sai, comunque sono meglio degli altri perché io sono onesto, nel senso che non rubo, non dico falsa testimonianza, c'ho questo vizio che uccido. Il problema è che i discepoli dicevano: dice, guarda, dov'è il problema? È che colui che ha detto non commettere adulterio ha detto non uccidere. Quindi quando tu vai qualcosa e giustifichi che si può fare, tu vai e sei ribelle contro colui che ha dato tutti gli altri comandamenti, quindi vai contro di lui, anche se infrangi uno, ma sei contro di lui. La stessa cosa di questi 4, uno dice: guarda, io osservo tutti i 9, c'ho questo vizio che ogni tanto mi scappa che bestemmio a suo nome, però io faccio 9, ma non si può. Si vede nell'antico passato quelli che bestemmiavano il suo nome, erano ribelli contro di lui, come se avessero infranto tutto. Non vale niente che osservi 9 e vai contro uno. Bestemmiatori venivano lapidati perché ha richiesto lui, quelli che facevano così nella sua presenza lo facevano, fu richiesto, l'Eterno Yah ha richiesto di essere messi a morte, lapidati. Nel deserto in cui lui ha dato loro da mangiare la mana, ha messo la nuvola per coprirli di giorno dal callo del sole, di notte faceva la luce con la colonna del fuoco, li ha protetto dalle bestie, ha fatto tutto che non si ammalassero, tutto quanto, gli mancava nulla, gli dava l'acqua dalla roccia, avevano il cibo, tutto quanto. E di sabato, quelli che gli disse non andate a lavorare di sabato, c'erano alcuni che erano ribelli, hanno fatto apposta per sfidare. Non c'era bisogno di legna, c'era già caldo nel deserto. Hanno raccolto la legna per accendere fuoco. E fu detto prima di non fare. Quindi con tutte le cose che lui ha fatto per loro, quando uno fa questo, vuol dire che è ribelle, non è questione di necessità, non è che bisogna sopperire ai malati, aiutare gli animali o qualcosa del genere, no. E in quel caso ha chiesto che fu quello lì lapidato, ucciso, perché infranto lo Shabbat. Ha infranto una cosa che ha detto lui, la sua autorità. E quindi i suoi discepoli insegnavano: se tu metti tutti 9, ma uno di questi sei contrario, purtroppo hai infranto come se avessi colpevole tutti quanti, perché infrangi la sua autorità che ha detto tutti 10. È bella cosa che se invece uno da solo ha difficoltà, non ce la fa a smettere a bestemmiare, non ce la fa a smettere a rubare. Se si rivolge a lui, come dice Rotolo prima Grota, dice: benissimo, venite, voi non potete cambiare, ci penso io a cambiarvi. Questa è la cosa bella, che però è una cosa sincera, non è una cosa fatta di ribellione. Uno dice: guarda, io sono così, sono cresciuto in una famiglia, mi hanno abituato, sono nato tra i bestemmiatori, sono nato tra gli adulteri, io per me è tutto normale, non sapevo, aiutami tu. Lì è diverso, lì è diverso. E infatti disse: io non sono stato mandato per chiamare i giusti a pentimento, sono stato mandato per i colpevoli. E lo hanno accusato che mangiava con i peccatori pubblicani, con le prostitute. E disse: ma i malati hanno bisogno di medico, non i sani. Quindi in questo caso è diverso. E dice: è venuto a far cessare sacrifici e offerte. Quindi tutte quelle feste, Pesach, Pasqua, Yom Kippur, tutti quei sabati, sabato di Pasqua, sabato di Yom Kippur, giorno di espiazione, tutti questi sabati, tutte quelle feste, tutti quei sacrifici, quei giorni, ha detto il profeta Daniele, saranno cessati sacrifici e offerte. Quindi i suoi discepoli, dopo la sua morte, dicevano agli altri ebrei o non ebrei, anche a Roma in diverse parti, se leggete Epistola ai Romani, i suoi testimoni oculari, e altri ebrei dicevano: guardate, qualcuno fa differenza dei giorni, non si parla del settimo giorno, non si parla di sabato, si parla di feste e di sabati plurale, di giorni, mesi, altre cose. E dice: uno stima tutti i giorni uguali, l'altro fa la differenza. C'erano alcuni che volevano fare la Pasqua, alcuni e così via.
dicevano: guardate, questa roba qui non è più importante. In Prima Corinzi dice Paolo: la nostra Pasqua non c'è più agnello da sgozzare per la Pasqua. È stato Messia, Cristo è stato nostro agnello, è stato sgozzato lui, quello è Pasqua, abbiamo finito con la Pasqua. Però se qualcuno vuole festeggiare la Pasqua e vuole riposarsi di Pasqua, non è vietato nei 10 comandamenti, lo può fare. Dice: se qualcuno distingue, lo faccia pure, chi non lo faccia non ci sono problemi, ma non accusatevi a vicenda. Uno distingue i giorni, l'altro no, non è un problema. E dice: nessuno vi condanni, dice, per le feste, per le, queste cose qua. Quindi di conseguenza cosa succede? C'erano le persone che stavano attenti a Corinzi o a Roma a fare ancora non lavorare di Pasqua, altre cose e così via, alcuni invece no. Sapevano che questi sabati e questi sacrifici erano annullati. Ecco a Colossesi cosa scrive Ebreo Paolo, traduzione dal greco: nessuno dunque vi giudichi per cibo, bevante o rispetto a feste o noviluni o ai sabati. Si sta parlando di sabati, non si sta parlando di settimo giorno sabato, del quarto comandamento, settimo giorno settimana. Tutte quelle 7 festività ebraiche venivano chiamate sabati, giorni di riposo, anche se non cadevano il settimo giorno, era un giorno di riposo. E dice: quelli lì, nessuno vi giudichi. Volete farli? Fateli pure. Nessuno vi giudichi per questo. Non è richiesto, non è obbligatorio. Non è obbligatorio. I 5 libri di Mosè non vietano. 10 comandamenti non vietano che tu continui a fare Pasqua e roba varia. Però ricordati, uccidere animali non c'è bisogno, perché i sacrifici offerti sono annullati. E queste feste con sacrifici offerti non hanno più senso. Se vuoi smettere di lavorare in quel giorno, faccia pure. Perché voi calcolate, discepoli che erano con lui si ricordavano, e anche Antico Testamento, Tanakh, parlava di queste feste. Messia era giudeo, era ebreo, andava con i suoi genitori quando ci fu la Pasqua a Gerusalemme. Con i suoi discepoli dice: quanto ho voluto mangiare questa Pasqua, questa festa. Veniva quando c'era la festa dei pani azimi, veniva quando c'era la festa le capanne. Ha osservato queste feste. Queste feste avevano il suo ruolo finché Messia non è messo a morte. Poi non c'è più bisogno. L'ultima volta, quando sta per finire la Pasqua e il vero agnello viene per essere messo a croce, lui dice: questo è il nuovo patto. Farà con molti molto patto e farà cessare il sacrificio con la sua morte e offerte. Che voi vi ricordate del mio sacrificio, della mia morte, quando spezzate pane e vino, fate questo in memoria di me, di quanto io ho fatto per voi e così via. Questo è il nuovo patto e questo è che è stato lasciato. E questo hanno descritto i suoi discepoli. E quindi cosa succede? Succede che i suoi discepoli, quando andavano, sapevano e dicevano, come nei Romani, che 10 comandamenti non sono annullati. Infatti questi comandamenti, non commettere adulterio, Romani capitolo 13, continuano ancora dopo la morte di Messia. Non uccidere, continuano ancora a essere importanti dopo la morte di Messia. Non rubare, continuano ancora a essere importanti. Non dire falsa testimonianza, Romani capitolo 13. Non desiderare, e se vi ha qualche altro comandamento, perché ci sono ancora altri comandamenti, dice... Questi sono importanti e si riassumono tutti in questo, in quello che ci è stato già detto nella Tanakh ebraica: ama il tuo prossimo come te stesso. E l'amore non fa alcun male al prossimo. L'adempimento dunque della legge è l'amore. Quindi se tu hai amore, metti in pratica, non è che non infrangi 10 comandamenti o 6 comandamenti che riguardano il tuo prossimo. Se tu hai amore per Dio, non è che ti liberi e inizia a infrangere 4 comandamenti della prima tavola che guarda Dio, e quindi inizia ad adorare le statue, bestemmiare il suo nome, cambiare il suo settimo giorno, non festeggiandolo, metti un altro giorno e metti altre cose al posto suo e così via. Quindi l'amore è l'adempimento della legge. Ecco perché per 4 secoli nell'impero romano si festeggiava il sabato come settimo giorno. Lo sanno storici romani, lo sanno tutti. Giudaismo con popoli non giudei che nelle comunità in tutto l'impero romano non hanno mai che osservato come settimo giorno sabato. E questo è conosciuto. E ecco perché i luoghi dove stavano sono prive di adorazioni, preghiere davanti alle immagini, e prive
delle statue. Quindi, dove entravano i suoi discepoli e discendenti e altri ebrei e non ebrei che erano nelle comunità prime giudaico-cristiane in tutto l'impero romano? Sono prive perché mettevano in pratica comandamenti, amavano Dio, amavano prossimo. Sono state trovate però le vasche per battezzare. Non c'è più circoncisione, scrivevano, ma c'è per diventare, fare patto con Dio, battesimo. E battesimo piscine per essere immersi, completamente immersi. Quindi queste sono le cose che loro scrivevano e che lui ha detto, e questo trasmettevano loro. E infatti si dice, quando si presentò a Pilato Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, dopo che fu crocifisso, chiese il corpo di Gesù. E dopo aver tirato giù dalla croce, dopo averlo tirato, lo avvolse in un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Quindi questa tomba è scavata nella roccia, è vicino, si sa, luogo del teschio Golgota Calvario, dove fu messo a morte, dove nessuno era ancora stato sepolto. E sentite cosa dicono. Era il giorno della preparazione. E poi dice, il sabato stava per cominciare. Infatti era venerdì, stava tramontando, non era ancora sera. E cosa c'era? Era la preparazione. E le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, seguendolo da vicino, osservarono il sepolcro e come vi era stato deposto il corpo di Gesù. Poi esse tornarono a casa e prepararono gli aromi e gli ungenti. Volevano balsamarlo, volevano mettere questi aromi su di lui. Cosa è successo? Perché non l'hanno fatto? Ecco. E durante il sabato si riposarono, secondo il comandamento. Hanno aspettato per imbalsamare, mettere i suoi aromi su di lui. Uno potrebbe dire, ma andiamo, è il nostro maestro, l'eterno Dio, possiamo fare, non fa niente che sabato. No, lui ha detto, pregate che la vostra fuga non sia di giorno di sabato, e ha detto che lui è il Signore del sabato, e che sabato per l'uomo, e che è una cosa importante. Bene, rimaniamo, quando passa, la mattina seguente, primo giorno della settimana, sono andate ad andare a imbalsamarlo, ma... E mentre questo ebreo, in tutte le piste, i corinzi, i corinzi, Gala, che riuscite, poi distingue nessun problema.